L'ora di musica. Ritorniamo alla pagina 31, che è quella che ci è servita per imparare a suonare i bicordi, cioè i gruppi di due note da suonare insieme contemporaneamente con una mano. L'ora di musica è nella seconda parte della pagina. Vediamo intanto quali sono le cose da osservare. Abbiamo la nostra posizione di partenza, che è la terza posizione. Si capisce perché il pollice della mano destra deve stare sul Sol. E poi vediamo che già qui la mano sinistra inizia con un bicordo e vedremo che la mano sinistra suona sempre, in tutto il brano, due note per volta insieme. Quando noi abbiamo due note, la diteggiatura, cioè il suggerimento di quale dito usare per le note, è scritto nello stesso modo rispetto alle note, cioè il numero che sta sopra si riferisce alla nota che sta sopra, il numero che sta sotto si riferisce alla nota che sta sotto. 1, 3 vuol dire usa il numero 1 per la nota che sta sopra, che è il re, usa il numero 3 per la nota che sta sotto, che è il Si. Quindi se il mio pollice della mano sinistra sta sul Re, ecco che è chiara qual è la posizione di partenza, cioè la terza posizione. Sol, La, Si, Do, Re, Sol, La, Si, Do, Re. Quindi abbiamo trovato la posizione di partenza. La mano sinistra, ancora, suona sempre dei bicordi per tre volte consecutive suona sempre le stesse note, cioè Re Si, Re La, Re Sol. Qui di nuovo Re Si, Re La, Re Sol e qui per la terza volta Re Si, Re La, Re Sol. All'ultimo c'è una piccola variazione. Re Si, Le, Re La, Si, Sol. Quindi questo è l'unico punto leggermente diverso rispetto al resto del brano. Dopodiché, cos'altro dobbiamo vedere? Il brano è in quattro quarti, contiamo fino a quattro e abbiamo nuovamente le nostre note da un ottavo oppure da 50 centesimi. Di conseguenza, per contare fino a quattro, io userò un numero per queste due note, Sol, La. Il secondo numero per Si Do, il terzo numero per il Re e il quarto numero per il Si. 1, 2, 3, 4. Perché ciascuna di queste note prende soltanto una sillaba, non il numero completo. 1, 2, 3 e 4. Quindi Sol, La, Si, Do prendono una sola sillaba, ciascuna. La parte della mano destra, contando. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nella parte della mano sinistra noi troveremo anche qualche pausa. Adesso eseguirò la parte della mano sinistra e conterò 1 e 2 per indicare che qui c'è una pausa, mentre conterò 1, 2, non suonerò, perché ovviamente la pausa mi dice di stare in silenzio. 3 e 4 saranno dedicate a queste due note, e poi nella battuta successiva 1, 2, 3, 4, perché se anche le note sono una sopra l'altra e vanno suonate insieme, contano insieme, quindi queste due note contano lo stesso 2 in tutto. 1, 2, 3, 4. 1,
Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, E ora le due mani insieme, ma stavolta non conto.